È stata allestita all'interno dell'Acchiatura, accogliente sede della Proloco nel centro storico di Grottaglie, la mostra Una donna chiamata Maria, dedicata all'antropologia sacra della Madre di Cristo, da sempre fonte di ispirazione artistica. La mostra, aperta sino al 30 maggio, pone in evidenza il legame tra arte e letteratura, e in modo particolare l'intreccio di linguaggi, sia sul piano di una metodologia didattica che sul piano interpretativo scientifico. Arte e poesia, linguaggi artistici e linguaggi della parola sono un insieme in cui questo incontro significa e vuole dare un senso preciso a queste figure mariane che sono state la rappresentazione precisa di un modello artistico pre-rinascimentale ma che va oltre fino a toccare sostanzialmente le celebrazioni di Leonardo. 500 anni dalla morte, ma continuerà con Raffaello. Quindi questo è un dato significativo, mettere insieme l'arte con il mistero dell'arte stessa attraverso l'immagine di Maria, grazie anche alla rappresentazione di alcuni scrittori. Noi abbiamo messo in mostra proprio di recente la Vergine delle Rocce di Gabriele D'Annunzio, raffigurata certamente da Leonardo da Vinci, ma che ha avuto diverse altre rappresentazioni, ed è un punto di contatto che ci pone in quel passaggio tra i Vangeli mariani dell'infanzia, apocrifi o meno, e il rapporto con la presenza di Maria nei Vangeli sinottici. Ma il dato centrale è questo legame con i lavori di Maddalena Fanigliulo. Noi abbiamo creato questo percorso di 40, si può dire, pannelli, insieme al dato centrale della pittura diretta, che è quella di Maddalena. È una mostra che vede insieme due strutture, il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Istituto Casalini, l'Istituto De Amicis in modo particolare di Grottaglie, e il Ministero dei Beni Culturali, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Taranto, Brindisi e Lecce, proprio nella sezione di demo-etnoantropologia. Perché demo-etnoantropologia? Perché queste figure del sacro, del culto, della religiosità rientrano in questa dimensione in cui l'antropologia religiosa diventa l'antropologia della riscoperta del sacro in un momento particolare della vita e della società, di questo mondo e di questa stessa realtà. Io sono molto soddisfatto, molto contento perché accanto alla parola c'è stato questo momento di immagini, con la proiezione anche di un video che ha dato la possibilità di un apprendimento maggiore, di uno scavare all'interno dell'arte, direi che culmina nel Novecento, ma che nasce certamente nella fase pregiottiana. Come ci si deve accostare guardando queste figure mariane? Ma attraverso anche la lettura di questi versi, la lettura delle parole, ma io credo che le immagini parlano già da sé, perché queste immagini ci danno la sfumatura di che cosa è stato il percorso mariano. È chiaro che non sono state riprodotte in modo singolare, completo, ma ci sono delle sfumature, ci sono dei dettagli. Noi abbiamo colto dei dettagli di questi volti, in modo particolare dello sguardo, del sorriso, degli occhi. Sono particolari, sono dettagli che raccontano proprio la vita di Maria di Nazareth. L'iniziativa, che nasce come fase sperimentale in un dialogo tra istituzioni e mondo dell'associazionismo, rientra nell'ambito di un progetto degli istituti comprensivi Casalini di San Marzano di San Giuseppe ed Amicis di Grottaglie, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, Ophelia Friends Cultural Projects. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto perché è stata una serata eccezionale, davvero riuscita. Quindi l'obiettivo delle nostre due scuole qual era? Era quello di diffondere cultura sotto tutti gli aspetti, non soltanto nei nostri ragazzi ma anche a tutte le comunità. Quindi la comunità di Grottaglie e la comunità di San Marzano insieme per vivere questa serata particolare in un nome chiamato Maria. Ecco, il volto della Madonna studiato nell'arte con la poesia di Bruni. Certo, questo è solo l'inizio perché comunque poi i ragazzi approfondiranno non solo la poesia di Bruni ma approfondiranno il volto della Madonna nell'arte.
e a mio parere dovrebbero proprio iniziare dalla differenza del volto della Madonna in Michelangelo e in Leonardo, comunque due obiettivi completamente diversi, un modo di dipingere il volto della Madonna in maniera diversa, quindi iniziare da questo e poi continuare nello studio con altri autori, altri artisti che si sono cimentati nella rappresentazione del volto di Maria. Un progetto culturale che parte dalla provincia ma è di respiro nazionale. Sì, è quello che ha detto infatti il professor Bruni, perché di respiro nazionale. Parte questo progetto nel piccolo paesino di San Marzano coinvolgendo Grottaglie, ma che comunque va avanti con il percorso del progetto a Milano, che ha visto i ragazzi incontrare il figlio di Quasimodo, Alessandro Quasimodo, continua con il professor Bruni in una mostra a Cosenza per poi continuare. Abbiamo iniziato. In una quarantina di cartelle, la mostra, curata graficamente da Stefania Romito, coglie i dettagli dei volti delle Madonne raffigurate dai grandi artisti. In anteprima sono state esposte anche le Madonne di Maddalena Fanigliulo. Accettando l'invito del professor Bruni a partecipare a questa mostra sul volto di Maria, ho deciso di tracciare un itinerario che portasse a comprendere la storia di Maria dalla Madonna bambina sino alla Madonna pietosa. E quindi mi sono concentrata su volti reali dall'inizio, per poi tratteggiare copie in realtà dei grandi artisti rinascimentali. In tutto questo ho sempre privilegiato le Madonne più preziose, che nella mia preparazione culturale, insomma nella vita, per l'attrazione che hanno esercitato su di me, sono sempre risultate interessanti. Così ho scelto di disegnare, adoperando la tecnica del chiaroscuro, quindi sfumando i particolari, le Madonne che avessero il viso più dolce a mio avviso, lo sguardo più pietoso e tenero e le acconciature più preziose, che a mio parere rappresentano un particolare che ha contraddistinto gli artisti del Rinascimento.